Allora, quando mi ha chiesto il Seba di fare una cosa di questo genere, io la prima parola che ho detto è wow, è un po' divisivo come termine, è vero. Il contact tracing è diventato un tema un po' divisivo. Dico da non informatico, vi dico che nei prossimi giorni lo sarà ancora di più. C'erano delle avvisaglie anche oggi riguardo regioni che si potrebbero tirare indietro o altro, però ho detto sì, è divisivo, ma non possiamo come tecnici e come persone, diciamo anche aware, consapevoli, infatti l'avevo messo anche nel titolo nell'abstract, smanettoni consapevoli, non parlare di un tema che comunque è sfidante dal punto di vista tecnologico. La soluzione ad affrontarlo non è quella di dire no, non facciamo il tracciamento, ma troviamo il modo migliore possibile o mettiamoci a tavolino, che è la cosa migliore che sappiamo fare. Prima di tutto come esseri umani, poi anche come smanettoni, e troviamo un modo per farlo, salvaguardando quelle che sono delle cose che, diciamo, almeno nel nostro paese sono un dato di fatto, ovvero le libertà personali, civili, la privacy e così via. Pertanto, io mi sposto su questa cosa, quindi scusate se vado avanti e vedete la barra qui sotto, analisi e riflessioni pro e contro riguardo diverse tecnologie. Il primo punto è quello, ovvero di fare una distinzione abbastanza importante, sarò velocissimo, fra dati e informazioni. Dati sostanzialmente è qualcosa che di grezzo, cioè un esempio tipico di dati è sostanzialmente una copia raw di dati da un hard disk o una serie di misure di temperatura senza sapere dove, come, quando e perché. L'informazione è qualcosa di più importante, è quando praticamente riusciamo a dare un significato a dei dati. Anche la scrittura, tecnicamente, il linguaggio umano è un dato, quindi noi troviamo delle lettere scritte e quelli sono dati. L'informazione è quando si applica una semantica, quindi del significato a quella serie di dati. Quindi questa è la prima cosa, noi dobbiamo raccogliere dei dati per ottenere un'informazione. Nel caso del Covid-19, visto di questo stiamo parlando, e parliamo comunque di un patogeno, quindi sostanzialmente dal punto di vista epidemiologico, dobbiamo parlare di una cosa ben precisa. Noi dobbiamo riuscire a capire se o meno una persona infetta, positiva, è entrata in contatto con qualcun altro. Se noi scopriamo che una persona, a me per esempio, risulto positivo, ma nell'ultimo mese sono stato a giocare online e sono stato barricato in casa, non è un problema. Il problema è se io fossi andato al lavoro, fossi andato a fare la spesa e così via. Quindi sostanzialmente io devo fare questa operazione. E quindi ho bisogno di trovare quali dati mi servono per avere l'informazione, ritorniamo alla questione precedente, del contatto, quindi se c'è stata una propagazione di qualcosa. Qui faccio un esempio per dire anche che ogni volta si fa una misura, questo è un po' da scienziato, come questione. Quando si vuole ottenere un'informazione bisogna capire il tipo di misura da fare, è proprio una progettazione. Quando si fa un esperimento io devo progettare anche la misura che devo fare, altrimenti non lo faccio. Faccio un esempio, non mi serve sapere l'ora del giorno se devo misurare la lunghezza di un tavolo, ecco. Diciamo, in primo ordine di approssimazione è una cosa che non mi serve. Uno potrebbe essere, diciamo, così zelota da voler prendere tutti i dati al contorno, ma per prendere una lunghezza di un tavolo non serve nient'altro che quella lunghezza. Quindi in ambito epidemiologico, quello che vi dicevo prima, per tracciare ai fini di quello che vogliamo fare, quindi stabilire se c'è stato un contatto con qualcuno e avvertirlo, andarlo a testare ed evitare che lui stesso porti altrove quell'infezione, quella positività. Quello che ci interessa è una misura che non è l'ora del giorno, il luogo o quant'altro, è la vicinanza, ovvero sapere se io e un'altra persona, non mi interessa dove, non mi interessa quando, ma nell'ultimo periodo di tempo siamo stati vicini, ovvero, come ci dicono anche gli esperti di epidemiologia, all'incirca 1 metro, comunque pochi metri fra 2 persone. Questo lo posso ottenere in 2 modi principalmente. Lo posso ottenere facendo una cosa un po', fra virgolette, grezzotta, quindi praticamente prendo le posizioni di tutte le persone e inizio a calcolare la distanza geometrica tra tutte quante le persone, a parte che computazionalmente sarebbe un disastro, poi ne possiamo parlare, comunque sarebbe una roba pari al numero degli utenti per il numero degli utenti meno uno, e tutto diviso 2, quindi parliamo che computazionalmente sarebbe abbastanza dispendioso ed è tutto inutile farlo, oppure si possono fare in diversi modi. E qui parliamo appunto dei vari
varie tecniche che oltretutto sono anche uscite un po' più, un po' meno nel dibattito pubblico per quanto riguarda andare a verificare, a ottenere questo dato, ovvero questo concetto di vicinanza. E quindi vedremo che ci sono gli approcci un po' più inefficienti e anche lesivi della privacy ed altri dove a costo anche di avere qualche rischio, perché Mooney non è esente da rischi o da possibili flaw, imperfezioni. Andiamo a vedere quali sono questi scenari e a vedere anche come si è andata a identificare la soluzione di Mooney come quella sicuramente la migliore nel rapporto tra costi e benefici. La prima che ha avuto oltretutto si è affacciata sulla breccia pubblica qualche settimana fa quando si diceva che i lombardi si muovono più del 70% delle persone, 40, non ricordo la percentuale, è quella, oltretutto la preferita degli amanti della sorveglianza, proprio ne hanno un feticismo di questa. Scusami, dopo che abbiamo. Ah, ecco una persona che aveva il microfono acceso, scusa. Ecco, a posto. Perfetto. No, pensavo qualcosa di peggio, ho detto qualcosa di gravissimo. No. Appunto, quella tramite rete cellulare è praticamente una, come si dice, ripeto, a chi piace la sorveglianza di massa piace tantissimo. Sicuramente è realizzabile facilmente, già l'infrastruttura è pronta, basta chiamare le telco che hanno, la rete cellulare e dirgli dammi i dati di localizzazione. Dal punto di vista normativo sarebbe un bagno di sangue, mi permetto di dire, perché già esistono i dispositivi legislativi, ma sono fatti su mandato della magistratura per la localizzazione delle persone in ambito di indagini, bla bla bla, tutte cose che sappiamo dal punto di vista delle intercettazioni. E quindi sarebbe veramente una roba terribile farlo. Sarebbe essere estremamente invasiva della sfera personale perché non sarebbe opzionabile. Cioè, avere il cellulare comporterebbe il fatto di essere tracciati. Ma il dato più interessante è il fatto che non è per niente e non risulterebbe per nulla utile ai fini del contact tracing in ambito epidemiologico. Noi parliamo di pochi metri di distanza e il dato tramite rete cellulare è un dato che ha approssimazioni di più o meno 100 metri, qualcuno ha detto 50, va bene in ambito urbano, ma in ambito già extraurbano, dove si diradano anche il numero di celle, sono più ampie le celle, sono più ampie le celle, e diventa, la precisione diventa estremamente lasco. Quindi sapere che due persone siano nella stessa cella, che misura 1 chilometro, diciamo, mi creerebbe un numero di falsi positivi incredibile, sarebbe solamente, secondo me, un grande deterrente. Spauracchio, ma non avrebbe assolutamente nessun valore da si ottiene, quindi l'informazione che ne deriva dal punto di vista del contact tracing, ovvero risalire alle reti di contatto, andare ad avvertirle e limitare quello che è un focolaio, non farlo partire per niente. Quindi questo, diciamo, è l'approccio più grezzo, più immediato, avrebbe una realizzazione semplicissima, l'avrebbero potuto fare chiunque il giorno dopo fosse stata decisa, tempo di adeguare un po' i sistemi di raccolta. La seconda, geolocalizzazione tramite app GPS. Questa io non ho controllato molto bene, da qualche parte è stata usata, forse credo in Cina sia stata usata, ovvero l'app per farci un po' tutto, acquisizione del dato tramite GPS, quindi GPS, GLONASS e tutte le costellazioni Galileo, ovviamente abbiamo grandi dati, grandi livelli di accuratezza, ormai siamo sui 5 metri, qualcosa di meno in campo aperto, in situazioni ottime, con tutti quanti i sistemi, con un dispositivo che vede tutti quanti i sistemi di localizzazione globale, ma ovviamente delle controindicazioni. Ah, innanzitutto che è inutilizzabile o creerebbe dei dati poco affidabili in spazi indoor, spazi interni, bruttissimo, vabbè, o in ambienti urbani particolari, tipo l'effetto Canyon per chi lo conosce, quindi strade molto strette, palazzi alti, c'è cioè una visibilità del cielo limitata e quindi anche il numero di satelliti non ci sarebbe. Particolarmente invadente perché comunque stiamo cercando di sapere se io e un'altra persona siamo stati vicini, no?
non ci interessa sapere se era a casa di quella persona perché ne sono l'amante o perché stavamo facendo qualcosa, ma ci interessa sapere dal punto di vista della salute pubblica solo che si era vicini. Quindi praticamente e richiede una collaborazione comunque da parte dell'utente. La geolocalizzazione tramite, accelero un po' che sto già andando troppo lungo, geolocalizzazione tramite app immuni. Questo è un sistema che prevede un patto fra popolazione e Stato, ovvero si realizza un'app che debba essere di facile utilizzo, che funziona e che raccolga solo l'informazione che serve, ovvero la vicinanza fra persone, non dove, non quando, non perché. Assolutamente niente, quindi solo quella porzione di dato. E il modo più semplice è farlo tramite beacon Bluetooth. Quindi sostanzialmente lo scambiarsi dei codici univoci, che sono effemerali, quindi cambiano continuamente, ognuno, vado avanti, ogni 15 minuti, vabbè, ma questi sono dati, sono technicality, non so quanto siano stati settati questi qui, c'è questo scambio di annunci reciproci, io sono qui in quel momento, quando poi ognuno la sera torna a casa ha una lista di persone con cui è entrato in contatto e viene confrontata con un elenco fornito dal Servizio Sanitario Nazionale di ID, questi codicilli del tutto randomici, anonimi, che sono risultati positivi. Allora nel mio cellulare, in pancia al mio cellulare, questo confronto fra la lista delle persone che ho incontrato e quella di quelle positive risulti un match all'interno, informo il mio medico o vedremo quale sarà la procedura, perché sono una persona a rischio di essere entrata in contatto con una persona risultata poi positiva. Quindi qui vado un po' veloce perché questo l'abbiamo detto un po' tutti quanti in questi giorni, quindi il sistema è decentralizzato, il confronto fra la lista avviene all'interno di ogni cellulare, c'è un rischio, ne sentirete parlare, qualche giornale già l'ha scritto, c'è una vulnerabilità che è questo paparazzi attack, è connaturata nel protocollo, nella tipologia di tracing che è stato fatto, nel farlo decentralizzato l'elenco degli ID risultati positivi è per by design, non è possibile fare altrimenti, pubblico, quindi può essere utilizzato per farci qualcosa. Meriterebbe più tempo questo scenario, ma se cercate un po' paparazzi attack, oppure poi vi lascio qualche link qui oppure in chat, lo vediamo. Al momento su GitHub c'è, dopo tanto patire, c'è il codice dell'app Immuni. Probabilmente manca qualcosa del back-end, è vero, però sostanzialmente deve fare anche poco. Però ci sono i due repo più importanti, che sono quelli lì dell'app iOS e di quella Android. Quindi per chi vuole può andarlo a vedere, può andare a imparare anche qualcosa dal punto di vista delle app, al di là di quello che può essere il Immuni app. Se uno la può buildare, la può far girare sul cellulare, poi vediamo. Al momento non funziona, vi spiego anche il perché. E ci sono ovviamente, questa me la suggeriva ed è stata particolarmente intelligente il Seba, la cosa è andare a vedere un po' le issue. E una di quelle che non sono tantissime, di quelle che aveva creato un po' più di attenzione era questa qui, rimuovere questa libreria poiché permetterebbe un accesso alla posizione anche se con bassa granularità. È vero, cioè all'interno di un file, questo import, pardon, di questa libreria che è Android Location Manager. Perfetto, questo Oppo99 giustamente fa code review, scrive qualcosa, probabilmente non aveva letto tutto riguardo le nuove API per fare Bluetooth, Low Energy, Contact Tracing, rilasciate da poco, e infatti risponde uno dei sviluppatori dicendo guarda, questo qui deve essere attivo perché anche BLE, l'utilizzo dei beacon Bluetooth Low Energy richiede questa roba qui, quindi fa questo check. Era giusto, è documentato, lo sono andato a controllare, ma perseverare è diabolico, lo sappiamo, e quindi praticamente questo Oppo99 che lodevole fare review e che fa aprire issue, ma anche non dare dei pareri ma dare il dato, io scusate sono un po' scienziato dentro, quindi a mio avviso utilizzare questa libreria potrebbe comportare a seguito un attacco con esecuzione di codice malevolo, è una cosa terribile, senza una riga di codice e dire ah è insicuro. Risponde di nuovo il bravo sviluppatore, credo sia di Ben Spoon lui,
spiega bene la cosa e alla fine ovviamente Oppo dice scusa, ho sbagliato il riferimento all'XSS, quindi diciamo alla fine si risolvono anche in maniera opportuna. Questa anche interessante, se andate a vedere questa roba, vi buildate l'app, sicuramente non vi funzionerà, vi uscirà questa notifica in un toast nella parte bassa dell'applicazione, notifica di esposizione non attiva. Lo hanno aperto un po' di persone, quindi ve ne ho pastata una di queste, ma giustamente read manual first, lo sappiamo sempre, il RTMF assolutamente. Nel README c'era scritto chiaramente che quella funzione viene attivata da Google, te la permette sull'app solo quando sei stato approvato dal punto di vista di essere un'app governativa. Quindi sostanzialmente c'è anche questo secondo step che applica Google e anche iOS e anche Apple, pardon, nei rispettivi sistemi operativi, di validare chi è che utilizza le nuove funzioni implementate per il contact tracing tramite Bluetooth e quindi dà una validità a quell'app se è riconosciuta come l'app nazionale per il contact tracing. Quindi diciamo su questo credo abbiano dei tempi tecnici, non conosco a che punto siano. E questa è una sulla riproducibilità. Sulla riproducibilità è molto carina perché praticamente quando uno ha un software, lo vedete tante volte, uno lo scarica o altro, ha un MD5 o altro, ma quando uno se lo prova a ribuildare o a ricompilare non uscirà mai lo stesso hash. Allora esistono praticamente delle procedure per dire guarda, se tu lo ribuildi come lo abbiamo fatto noi, con la stessa chain, stesse distro di compilatore e così via, otterrai lo stesso eseguibile. Questa è una cosa carina da fare, andrebbe fatta in generale su tanti prodotti software. Vado velocissimo, mi rubo un minuto, e qualche novità per le future generazioni. Finora abbiamo parlato tutte cose che sapevamo fare. Invece, secondo me, una delle cose bellissime che sarebbe stato opportuno fare anche parallelamente rispetto a un'app che serve immediatamente era utilizzare qualche tecnologia nuova. Parliamo nuova, parliamo sempre che è roba vecchia di decenni, però diciamo che ormai in ambito informatico inizia a essere particolarmente utilizzata e sarebbe stato opportuno testarlo. Ovvero, uno, per esempio, utilizzare quella che è, queste non le spiego, se qualcuno vuole ci facciamo un'altra puntata, utilizzare Zero Knowledge Proof, ve le potete andare a vedere, c'è una paginetta su Wikipedia dove ho preso questo diagramma, che è bellissimo perché permette di fare dei controlli, anche centralizzando le cose probabilmente, però andrebbe fatta della ricerca, senza avere un disclosure di informazione. Quindi praticamente sono tutte tecnologie, è tutto un ambito della ricerca su queste zero knowledge proof dove si possono fare delle prove senza avere a disposizione quella che è l'informazione. In questo caso probabilmente ci sarebbe potuto essere qualche utilizzo. La seconda che mi viene a citare è la crittografia omomorfica. Questa si usa già attualmente in alcuni ambiti, in ambito medico, è molto molto figa, perché praticamente io posso caricare su cloud dei dati miei e fare operazioni dal cloud, nel cloud, su dei dati miei senza che questi vengano decodificati. Quindi io posso operare delle operazioni, tipo delle somme, dei prodotti, delle distanze, quello che mi serve, su dei dati cifrati senza avere mai il dato in chiaro. Questo è molto interessante perché se vi ricordate quello che dicevamo prima, uno potrebbe computare delle distanze, però avrebbe bisogno delle posizioni delle persone, che è lesivo della privacy delle persone, sapere dove sono state, ma invece un sistema omomorfico dove io riesco a dire io e Mario siamo stati, io e Lucia siamo stati vicini, siamo stati a 30 centimetri l'uno dall'altro, ma senza sapere dove, senza sapere quando, è qualcosa che è interessante. Quindi anche qui è una tecnologia che c'è. Tant'è che poi ho trovato qualcuno che già in tempi non sospetti aveva pensato appunto all'utilizzo della crittografia omomorfica per computare la prossimità, quindi fare dei cluster in ambito delle reti sociali, qua parlava dei social network, dell'ubiquità dei cellulari e di come andare a trovare quanto sono vicine le persone senza andare a invadere la loro privacy. Quindi c'era una pubblicazione, era un buon punto di partenza per farlo. Sono velocissimo su questo e queste sono le referenze. Io credo che ho fatto una carrellata forse un po' confusionaria, ma ho finito. Ok, grazie mille a Lopok, grazie soprattutto per esserti con noi insomma, stasera. Insomma. E,
C'è lo spazio, beh, sei rimasto nei minuti giusti, e c'è lo spazio però per le domande. E quindi vi invito come al solito Ah, eccole, a scusa. scrivere domande in chat oppure nella nostra. Allora, andiamo a vederle. Chiedono, vabbè, in caso di telefono con il router, Allora, come al si comporta momento, Yumi? la risposta è non lo so, non mi sembra, quindi prendetelo con le pinze, ci sia un check da quel punto di vista, quindi non dovrebbe esserci. Di solito controllare se il smartphone è routato o meno, qualcosa viene forzato, quindi a meno che io non lo prevedo all'interno dell'app, non c'è. Quindi non so. Su cellulari che non sono Android, quindi che ne so, tutti Lineage OS oppure altri che non hanno, diciamo, non vengono proprio dal filone Android rilasciato a Google, se ci sarà la disponibilità delle API che sono state implementate da poco, su tutti quanti, nell'ultimo aggiornamento a tutti quanti è arrivato. Matteo mi dice: io la installerò, certo che la installerò. E questo tipo di app per me non è assolutamente un problema, probabilmente mi stanno tracciando più adesso stando solo su questo server o su Google Drive dove ho fatto la presentazione. Poi ripeto, c'è un trade-off, come sempre. Quanto è il rapporto costo-beneficio? Cosa sto oggettivamente sacrificando? Al limite sto sacrificando il fatto che io sia stato vicino a qualcuno di anonimo, che è difficile da ricavare chi possa essere. Quindi sostanzialmente è perfetto, è una perdita di libertà, devo dire, infinitesima rispetto a quello che potrebbe essere il benessere della collettività. Queste sono scelte personali, tant'è che rimane personale, però dal punto di vista tecnico non riuscirei nemmeno a dire oggi come qualcuno prova a dire, ah, ma se poi veramente, codice aperto, se c'è buona volontà di farlo, si fa audit del codice, si controlla poi volendo essere proprio pedanti e anche quello che è il package che sarà sugli store, e a quel punto devo dire la vedo difficile si possa fare qualcos'altro. Allora, cos'altro? Altre domande ci dicono, Gabriele Aspetta. chiede, ma quindi la nuova funzionalità introdotta da Google nell'ultimo aggiornamento di Android è solo una predisposizione? No, non è solo una predisposizione, praticamente è attivo e permette a delle app che hanno, a cui viene permesso, il meccanismo ancora non l'ho visto bene, però Google praticamente ti deve abilitare quell'app e dovrà fare un signing, sì, sicuramente, per farla funzionare e farvi utilizzare quelle API sul tuo cellulare. I cellulari tutti quanti hanno attualmente dalla versione 6. Forse anche qualcosa prima alla fine hanno fatto, ma dalla versione 6 di Android in poi è su tutti quanti c'è la cosa. Aspettate che vedo anche se riesco a farvela vedere. Impostazioni. Se andate su impostazioni. Eccolo qua. Proviamo a aumentare un po' la luminosità. Aspetta, vediamo se si vede. Eccole qui, notifiche relative al Covid. Io l'app ce l'ho già installata, come potete vedere. Me la sono buildata, quindi non potete fare, e quindi se andate su impostazioni, cercate Covid oppure contact qualcosa, c'è già su tutti quanti. Bene, altre domande? Andrea Quindi chiede Bluetooth se attivato, il problema è che corretto, bisogna sempre tenere attivo il Bluetooth. corretto. E poi altre domande? Riguarda la percentuale di persone che la installeranno, si parla del 60% perché sia utile, Allora, giusto? questo è un numero che viene detto. Io mi sento di dire che l'efficacia è proporzionale al numero di persone. Proprio non mi sento di dire un dato differente. E sicuramente che non lo installi mia nonna, che è tutto il giorno a casa, non mi crea un problema. Quindi, anche se è il cellularone Prondi, che non ha Android, non ha iOS, ma non si muove da casa, non è un problema. Io spero, cioè, l'utilizzo credo
se quel 60%, ma anche il 50%, siano le persone che ogni giorno si muovono e che per motivi di lavoro o per socialità o quant'altro si vedono con qualcuno, è più utile rispetto a dare un numero, diciamo, spannometrico. Ok, va bene. Sì, quindi la risposta è ha senso, sì, assolutamente sì. Ripeto, cioè, già che io per esempio nel luogo dove lavoro tutti quanti l'hanno, probabilmente il giorno in cui uno dovesse risultare positivo ne avrei un beneficio io, e viceversa, se io risultassi positivo le persone che lavorano con me lo avrebbero. Quindi sì, immagino anche ci sarà un comportamento a macchia di leopardo, ecco. Cioè potrebbe essere che avremo città dove c'è l'80% di persone l'hanno installata, altri luoghi dove non c'è stata una percezione forte della pandemia dove non verrà installata. Cioè se in Sardegna, non me ne voglia la Sardegna, ma ha avuto dei casi bassissimi, bravi e sono contento per loro, avranno... 20% di installazioni, non è così grande tanto problema. Se riaprono i flussi turistici e andranno le persone in Sardegna, probabilmente anche loro avranno la necessità, giustamente, di volersi sincerare se ci sono contatti in questo genere. Questa, diciamo, è poco tecnica, è molto di andare a vedere come saranno queste interazioni sui numeri.